Incastrata in un macchinario per gli imballaggi, è morta così a 26 anni. Anila Grishai, italiana di origine albanese. L'ennesimo tragico incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in uno stabilimento che produce e commercializza surgelati a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. Inutile l'allarme subito lanciato dai colleghi, i tentativi di soccorso. Anila si trovava in piedi quando è rimasta bloccata dalla macchina. La morte sarebbe stata immediata. I rilievi, i controlli all'interno dell'azienda sono andati avanti fino alla tarda serata per capire cause, responsabilità di quanto può essere accaduto. Anila, hanno ricordato i colleghi, faceva da tempo quel lavoro. Già da 5 anni era in azienda, tanto che era diventata responsabile di linea. Da verificare se l'incidente sia stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto, che è stato sequestrato, o da un errore, e se ci siano state carenze nel sistema di sicurezza. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, mentre ieri sera ci sono stati momenti di tensione fuori dallo stabilimento con i carabinieri che hanno dovuto allontanare alcuni familiari della giovane. Anila Grishai è la 13ª vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno in provincia di Treviso. Inaccettabile per i sindacati. Lo scorso giugno, nello stesso stabilimento, un altro grave infortunio. Un operaio di 58 anni aveva avuto la mano schiacciata sotto una pressa.